Arrivano i turisti, ma come mai avete scelto l'isola d'Ischia? Io in realtà vengo qui da piccola perché mio nonno ha una casa qui e quindi vengo spesso in vacanza. È un'isola che consiglieresti ad amici e anche un'isola per giovani, visto che solitamente si dice che Ischia sia più un'isola per anziani. No, in realtà è un po' per tutti. Sì, magari ci sono maggiormente famiglie, però anche molti ragazzi alla fine di Più per sera. coppie, più che altro. Sì. E cosa invece avete visto dell'isola finora? Allora, abbiamo visto Sant'Angelo, che è molto bello, consigliato, che anche il paese è caratteristico. Siamo andati al Negombo, Sì, il Negombo pure lo consiglio perché è spettacolare, e poi all'Eden, l'Eden piscine, sempre è bello. Sì. terme. Adesso girerete anche il resto dell'isola oppure Purtroppo vi domani fermate? andiamo via. Domani andiamo via. E invece per quanto riguarda il viaggio di arrivo, com'è andato il viaggio? Bene, bene, abbiamo preso il traghetto, abbiamo già fatto i biglietti anche per il ritorno e domani andiamo via. Eh Mi mancherà un po' l'isola. E beh, sicuramente, la vacanza manca sempre. il supporto è arrivano i turisti, ma come mai hai scelto l'isola d'Ischia? Fare una vacanza di un giorno, poi torniamo direttamente domani la sera. Ma già conoscevi l'isola? Sì, già conoscevo l'isola. Bella. Com'è andato il viaggio? È andato benissimo, più che bene. Ci sono stati dei controlli per prendere i mezzi? Mi hanno controllato? No, controlli no, però ci hanno dato informazione, cioè, la prerogativa di mettere la mascherina. E consiglieresti l'isola anche ad altre persone? E soprattutto, tu che sei giovane, già sei stato qua, ma Ischia è anche un'isola per giovani? È un'isola per giovani, sì, soprattutto secondo me, per rilassarsi e per star bene.